La tragica fine di Claretta Petacci e lo scempio che è stato fatto del suo corpo hanno contribuito a consegnare alla storia un amore disperato ma puro, quello di una donna capace del sacrificio estremo pur di condividere il drammatico destino del suo uomo. È un maiale femmina, si chiama Claretta Petacci, ha un anno e mezzo, nome è molto vispa, potrebbe essere anche candidata in un collegio del Nord. A 14 anni gli scrive una lettera dopo lo scampato attentato ad opera di Violet Gibson. Duce, io voglio ripeterti come l'altra tristissima volta che ardentemente desidererei di posare la testa sul tuo petto per udire ancora i vivi palpiti del tuo cuore grande. Duce, la mia vita è per te. È un maiale femmina, si chiama Claretta Petacci, ha un anno e mezzo, è molto vispa, potrebbe essere anche candidata in un collegio del Nord. Buonasera e benvenuti alla puntata numero 24 di Edicola A. Abbiamo iniziato con il tema della settimana, la battutaccia di Gene Gnocchi infelice sull'argomento delle elezioni politiche, eccetera, eccetera. Noi in realtà poco ci interessa la politica, ma sottolineare un pochino due aspetti di questa vicenda. La vicenda sicuramente ha portato in risalto cosa? Ma forse la comicità ormai dove è arrivata, o comunque quale basso profilo possa prendere, e poi la poca solidarietà femminile che in questa vicenda si è un pochino dileguata, no? Abbiamo visto che prima invece sulla storia degli stalker tutte le donne si sono coalizzate, invece in questo caso, perché si trattava di una donna, no, un po' particolare, secondo me no, era una donna. Insieme a me, come sempre, Alessandro Rialti, ma buonasera. Con la campo largo finalmente, Giovanni, il compagno nostro di viaggio in studio. Uscito da casa. Dal Brasile, Leonardo Sottani, c'è sempre. Eccolo là. E per ultima, ma non per ultima, Anna Maria. Allora, Giovanni, vorrei che questi due aspetti, la comicità, dove è finita, e questo aspetto di poca solidarietà femminile. Sì, semmai ecco, la comicità, vabbè, c'è chi la intende in un modo, chi la intende in un altro, chi la intende sotto il profilo espressamente intellettuale, chi lo fa sotto aspetto anche offensivo, come in questa circostanza. Sai, far ridere non è così semplice, è più facile far piangere, no? Ecco, io credo che con questa battuta lui sia riuscito più a far piangere che a far ridere, perché effettivamente era proprio fuori luogo. Per quanto riguarda la solidarietà da parte delle donne, sì, poteva essere un'occasione, perché credo che la solidarietà verso il sesso femminile deve essere trasversale, non deve avere un indirizzo politico, non deve avere un colore politico. Le donne sono bianche, sono nere, sono rosse, sono gialle, e tutte devono avere la solidarietà quando ci sono delle cose così offensive come in questa circostanza. Leonardo, una tua opinione? Sull' aspetto della società, diciamo, sarebbe bene estendere quello che è posto, perché effettivamente almeno non ha fatto ridere, ma ha fatto riflettere un po' su quanto veramente a volte, insomma, anche la televisione possa essere pericolosa e forte, un messaggio così brutto, così forte, insomma, sarebbe bene da censurare. Per quanto riguarda la solidarietà femminile, sì, se ne è parlato per mesi, probabilmente si continua ancora a parlare molto di questo stalking, di questi abusi che hanno avuto, e meno sostegno sicuramente dopo questa infelice battuta di Gene Gnocchi. Fa riflettere anche questo. Però c'è poco altro da dire, insomma. Io tenderei veramente un velo pietoso per questa cosa. Sì, in realtà poi il velo pietoso andrebbe esteso anche per ciò che hanno detto dopo, perché insomma ci sono stati, c'è chi ha difeso questa battuta, e questo secondo me è assurdo, no? Vabbè, cioè, da vedere anche da dove arriva. Sì, certo, certo, da dove arriva comunque è arrivata, quindi secondo me c'è da censurare chi permette di difendere una cosa del genere. Ma a prescindere dal colore politico, che qui si tratta di colore politico, no, sì, Alessandro? Comunque qui di politico c'è veramente poco, e devo dire anche dal punto di vista dell'ironia assente, ingiustificata,
si è trattata di una gaffe abbastanza ridicola e pesante, fastidiosa. E il fatto che sia stata reiterata, che poi sia diventato virale, ecco, tutto questo mi è parso estremamente misero, ecco, devo essere onesto. Una storia sbagliata che, della quale tutti avremmo fatto volentieri a meno. L'opinione di una donna su questo aspetto qua, cioè la solidarietà femminile, cioè, poi tra l'altro te vieni da un paese dove, insomma, voglio dire, attenzione. Occhio. La più grande atleta, se non sbaglio è rumena lei, no? Sì, ecco, sì. La più grande atleta della storia della ginnastica, no? Non più tardi di qualche anno fa denunciò quello e lei fu costretta all'esilio negli Stati Uniti proprio perché costretta dalle violenze, no? A dover, la Nadia Comaneci, no? Infatti mi riferivo un po' a questo aspetto qua, vieni proprio da un paese dove certe cose, no? Che diciamo? Infatti non capivo per come le è venuto in mente a Gignocchi dire queste cose. Secondo me è premeditato, perché per uscire in evidenza devi dire sempre qualcosa di strano, ecco. Cioè, ma non capisco. Della solidarietà femminile non è venuto fuori in altri casi, ecco, insomma, perché magari la persona in questione non può difendersi, allora nessuno ha preso le sue difese. Sì, in effetti non può difendersi, poi attenzione, si parla di una persona morta, quindi ancora peggio. Certo. Ecco. Ma io ho parlato della comicità e ora vado avanti, sorvoliamo sull'argomento Gianni Neocchi perché non è giusto nemmeno dargli troppa importanza, ma a una persona che sbaglia, oltretutto non ha detto che ha sbagliato, ha detto che non ha sbagliato, e questo è il problema grave. Detto questo, oggi è il compleanno di un grande che parlava tra l'altro molto delle donne nei suoi concerti, nei suoi spettacoli teatrali, Giorgio Gaber. Sentiamo Giorgio Gaber che ironia faceva sulle donne. Sentiamo questo. Donna, l'angelo ingannatore, ha detto Baudelaire. Donna, il più bel fiore del giardino, ha detto Goethe. Donna, femmina maliarda, l'ha detto Shakespeare. Donna, sei tutta la mia vita, l'ha detto un mio amico ginecologo. Sì, secondo me la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti. E contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenerle, se non addirittura esaltarle, queste differenze. Perché è proprio da questo scontro e incontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero. All'universo non gliene importa niente dei popoli e delle nazioni. L'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro. A pennello, no? Tra le altre cose, guarda, mi piace che tu abbia scelto Giorgio Gaber perché ho tutta la collezione dei suoi dischi in vinile ancora. Pazzesco. Messi da parte, alcuni addirittura ancora con il cellophane, ancora vanno aperti. È una collezione di dischi della quale vado abbastanza orgoglioso. Era un grande, che poi lui faceva questi monologhi con la chitarra. E questo è un modo molto diverso di fare ironia. Certo. C'è l'intelligenza, certo. La cultura, certo. Non c'è l'ignoranza. Certo. Era per questo che io ho detto, introduco infatti, su un argomento, Infatti l'elemento sorprendente è che lo abbia fatto questo. Io ovviamente questo va benissimo. A beccare. Si chiamano Guizzi. È vero, comunque un grande Gaber. Indiscutibilmente. Su tutto, perché le stesse cose le ha fatte anche quando ha dovuto parlare di politica. Sì. È stato molto divertente, molto intelligente. Io chiuderei questo blocco qua però con un altro modo di fare ironia. Guarda un po', Giovanni, che cosa sono andato a pescare. Guarda un po'. Sei già preoccupato. Prego la regia. Senti, Merigo,
Senta Amerigo, siamo vicini alla festa della donna, ne abbiamo già parlato ampiamente. Lei ha una donna sì, con la quale festeggiare? Ma ce l'ho, allora una donna ce l'ho anch'io. Chi è questa? Una donna benestante. Chi è? Ci festeggio. Chi è? Ricca donna. Ti festeggio. Vabbè, proprio non pensa altro. Hai visto? Oh, Conti. Oh. No, quello lì che è passato ora non è mica il portiere. Galli, Giovanni Galli, il campione della nazionale, del sì. Milan, del... Allora, ascoltami bene! Oh, Conti, digli al campione che di Caici ce ne abbiamo già uno. Sì. Due galli nel pollaio, non ce li voglio. Allora, ascolta un minuto. Oh, Galli. Ma te lo ricordavi questa? Con Giorgio ci lega un'amicizia storica ormai, insomma, quando iniziò proprio eravamo in Versilia, aria fresca, vernice fresca, poi insomma tutta la storia, e fu in quella circostanza che lo conobbi. Pensa, a dire la verità ci siamo conosciuti, la prima volta eravamo all'Anastasia. Alla discoteca, perché c'era una serata dove i tifosi avevano fatto la formazione ideale fino a quel momento, poi dopo sono arrivati altri calciatori importanti, fino a quel momento, e io ero stato inserito in questo 11 ideale, e in un tavolo a parte, seduti da una parte, c'erano Giorgio, Carlo, c'era Leonardo Pieraccioni, Santini, c'era Walter Santillo, insomma era tutto quel gruppo, no, che è rimasto, peraltro, che è rimasto sempre lo stesso gruppo. Allora io mi avvicinai a loro e gli dissi, ma perché era all'inizio dell'estate, ma ricominciate quest'anno, ecco, e da lì, no, abbiamo iniziato a frequentarci. Lui venne con me 3 giorni dopo a Roma, perché era il periodo dei mondiali di Italia, di USA 94, e da lì, insomma, poi dopo lui è diventato quello che è diventato. Leonardo, un modo completamente differente, no, a prescindere che poi sono toscani, che hanno avuto un grande successo da quegli spettacoli che facevano, che poi li abbiamo rivisti in tutto e per tutto su canali molto più importanti. Succederà anche con me e te, lo sai, ci vedranno in canali molto più, accanto a Galli a Mediaset, mentre fa le telecronache. Faremo un inizio. Noi Leonardo. Canali veneti. Sì, vabbè, qui siamo, a parte si gioca in casa. Si gioca in casa con questi omici toscani, si gioca in casa. Mi ricordo anche con loro un ultimo dell'anno in una discoteca a Manila, proprio con uno spettacolo fatto con aria fresca, con tutti loro, divertentissimo. Però posso fare un complimento a Giovanni, perché Giovanni è uguale. È vero, perché? Giovanni è uguale, è passato da dietro, sembra registrata ieri. È vero. Comunque, ma è fatta ieri. Abbiamo chiuso l'argomento, andiamo in pubblicità, ma anche qui c'era una battuta che, no, ricca donna, cioè, no, sì. No, non era volgare, smettiamolo di fare, no, satira, battute, non, molto semplice, no, se uno può farlo e uno non può farlo, no, e con questo io credo che è giusto chiudere, no? Sì, sai, visto il problema è che non è così facile. Io capisco quali possono essere le difficoltà di chi deve scrivere i testi, no, per fare della comicità, e allora si arriva poi a un certo punto dove magari si sono esaurite le idee, dove si è esaurito, no, il talento, e allora magari si cerca di andare in argomenti e su persone, personaggi politici, poi, no, si prestano, no, a queste cose, però ecco, scivolare nell'offesa personale, nell'offesa di un, ecco, no, sia uomo che donna, sì, dico io. Panariello, questo è uno spettacolo del 90, te giocavi al Milan, mi sembra 94, quindi si parla di 20 anni, quasi, no, capito, voglio dire, pure se le risenti anche oggi,
questo tipo ti fanno ugualmente sì. ridere, non senza andare nell'offensivo o nello sproloquio. Anna Maria, devi aggiungere qualcosa? No, direi di no. Taglielo di a lei. No, non volevi aggiungere. L'hai proprio interrotta. Ho già detto abbastanza. Di dire qualcosa? No. No, pubblicità. No. Oh, bene, allora, ora parliamo di una cosa che non parla nessuno, calcio. Tra l'altro vi devo dire che in quei nostri telespettatori, quei 5, 6, 8, 15 che abbiamo, 3, paradossalmente 2. Quando iniziamo a parlare di calcio cambiano canale, non so come mai, ce l'hanno detto. Solo quando c'è Giovanni che parla o Leonardo, io e te niente, non ci cambiano, assolutamente. Allora, Fiorentina, dai, Fiorentina, io non lo so, ma vuoi introdurre te un po'... periodo della Fiorentina dopo questa grande prestazione a Genova? Prestazione disastrosa, la brutta Fiorentina di quest'anno, ha giocato malissimo, un peggio di quello che avete visto in televisione, perché chi era al campo l'ha visto, una partita bruttissima, hanno retto fino al 20esimo, 25esimo e poi sono spariti, però il problema non è quello della partita con la Sampdoria, il problema è di strategia, cioè questa squadra ormai ha ridotto al minimo le chance di poter recitare un ruolo in questo campionato minimamente interessante, e quindi questa squadra deve in qualche modo costruire qualcosa per il futuro. E allo stato attuale delle cose, se si sta alle dichiarazioni degli stessi dirigenti, in particolare della proprietà che non parla quasi mai, questa Fiorentina ha una sola prospettiva, che è quella dei giovani, quella di puntare sui giovani, sul serio, cercare di potenziare il più possibile il settore giovanile, cercare di portare dal settore giovanile in prima squadra dei giocatori validi e sperare di fare anche degli allenatori che vengano dal settore giovanile, cosa che non è mai successa negli ultimi anni, e sperare di andare sul mercato per prendere giocatori interessanti. Bisogna quindi sperare tanto, qui Giovanni. No, se non speri qui a Firenze è bene per cambiare canale. Ti vedo molto d'accordo. Allora, per quello che riguarda il progetto giovani, dopo magari riparliamo, io ripartirei dalla partita di Genova, no? Alessandro è catastrofico nella valutazione, però io porre l'attenzione a un aspetto. Simeone sullo 0-0 ha sbagliato un gol a mezzo metro dalla porta, va bene? Potevi andare sull'1-0, subisci il gol dell'1-0, Babacar arriva 5 metri dalla porta e calcia malamente fuori. Poi uno mi dice, sì, però anche Sportiello ha fatto una grande parata. Sì, però Sportiello ha fatto una... l'altro ha tirato in porta e Sportiello ha parato. Noi non abbiamo neanche beccato la porta. Allora, quando io poi dopo a fine partita ho detto al mister che la differenza alla fine la fanno i calciatori, cioè la qualità del calciatore, lo abbiamo visto, perché Quagliarella... e gli è capitato 3 palle gol, 4 gliene è capitate, ha fatto 3 gol. Però è vero anche che hai Babacar che ha 25 anni, Simeone che ne ha 22, dall'altra parte c'è Quagliarella che ne ha 35, ma l'hai vista la serenità, la tranquillità con la quale Quagliarella si è presentato davanti al portiere? Cioè il primo ha preso Pezzella, se l'è proprio girato, se l'è portato, sembrava un balletto, no? Hai visto? Voglio chiedere una cosa. Se l'è portato via Quagliarella e ha fatto era gol. Il centravanti della Fiorentina, della tua Fiorentina. Ma lascia perdere, ma sono no. Sono passati tanti anni e noi non abbiamo Quagliarella. Non abbiamo Quagliarella. Noi abbiamo. Ah, no, vabbè, ma lascia perdere. Ma conta. Sì, ma sì, conta, sì, questo. Ma conta. Sai, ragazzi, c'era stata questa opportunità e poi ci fu l'allenatore, ci fu Cavasin che non lo voleva più fra i piedi e fummo costretti, no, a girarlo da un'altra parte. Però il secondo gol, se ti ricordi, di punta a cacciata è arrivato da... Ma lì, se ci fosse stato Babacar o ci fosse stato Simeone, no, o il terzo gol addirittura che ha controllato, ha guardato e l'ha messa sotto la traversa. Cioè, con quella serenità e quella tranquillità di un giocatore che ha già disputato 300 partite in Serie A. Noi abbiamo due ragazzi là davanti che logicamente magari la frenesia, no, di voler fare gol li porta a sbagliare, ma... Aspettiamo, cioè non sono da buttare, no, non sono giocatori, no, cioè sono giocatori che il secondo me il problema è non hanno... li butterai, li venderai. Ecco, Leonardo, però
ripeto, per me non è stata una partita così catastrofica. E poi il discorso del progetto giovani, vediamo, perché la Fiorentina negli ultimi 20 anni ha tirati fuori 3 di giovani, sì, dal settore giovanile. Leonardo, noi spendendo l'ira di Dio, in questi giorni abbiamo fatto una considerazione un pochino diversa, sentendoci, no? Cioè che questa scusa è non c'è il presidente, è un progetto, eccetera, eccetera, non diventi poi una, no? Un pretesto per dire vabbè, abbiamo perso perché, no? Te da allenatore mi dicevi, mi sottolineavi una cosa, beh, dopo una sconfitta del genere, come dice Giovanni giustamente, abbiamo avuto le palle gol, eccetera, eccetera, però un po' di posizione l'avresti presa, ecco, il lunedì. No, quello che dico io poi non, sinceramente non ho visto la partita, l'ho ascoltata un po' alla radio, però ecco, preferisco parlare di calcio, ecco, preferisco parlare come ora con Giovanni, insomma, analizzare un po' nel dettaglio un po' la partita, no? E non solo la sconfitta, che sicuramente stava una partita bruttissima, e questo anche senza averla vista l'ho capita anch'io. Tutto sbagliato, scelte sbagliate del allenatore, ho solo ascoltato io, però ecco, preferisco parlare di calcio e sentire tutte le volte della Valle, del non ci sono, queste cose qui un po'. A me personalmente insomma, mi stancano. Cioè io l'ho detto una volta, ho detto, io tendo, diciamo, voglio dargli fiducia. Si è fatto dalla rivoluzione. Squadra totalmente cambiata, molti giovani, i conti si faranno a giugno, perché poi a giugno si vedrà chi può far parte del futuro di questa Fiorentina, chi no, e si manterranno tra virgolette certe promesse, quindi i giocatori più forti resteranno. Chiaro, se poi a giugno Chiesa va via, Veretù va via e diventano i migliori, allora diciamo, ma un po' responsabilizzarli un po' di più questi ragazzi? No, qualcuno che si responsabilizzi un po' di più in questa sì, squadra? Sì, ma ci vuole tempo. Giovanni ha detto ci vuole tempo, sono giovani. Però che Giovanni ha detto sì, però no, Giovanni non ha detto di oggi non è quadrerella di 7-8 anni fa. Cioè, quadrerella di oggi ha la tranquillità. Poi sicuramente è un calciatore, poi calciatori migliorano, come tutti gli atleti migliorano. Chiaro che Cavallarella nello specifico si vede, lui calcia benissimo in porta, sempre, ha fatto sempre dei gol molto belli, ha una facilità, si vede con una tranquillità ora, prende sta palla, ti dà queste bombe sotto il set, forti. Io credo che anche i nostri, anche tra l'altro Babacar mi sembra che sia uno che è sempre stato considerato, tra virgolette, abbastanza cinico, no? Perché uno entra e fa gol, una media molto alta. E domenica scorsa è andata male, ha sbagliato. Il calcio poi fatto di episodi, no? Si fa un vantaggio, si pareggia, cambia la partita. Stiamo analizzando la sconfitta bruttissima, ecco, però ripartire da questo, cioè ripartire guardando avanti con fiducia. Sì, però non abbiamo obiettivi così stimolanti. Però Leonardo, questo progetto giovani, cioè io lo vorrei anche un pochino capire, me lo spieghi un po' Giovanni, qual è questo progetto giovani? Cioè, per questi... Allora, io quello che seguo, quello che scrive Alessandro, insomma, leggo che tanti soldi sono stati investiti da Corvino nel settore giovanile. Lui dice sempre abbiamo seminato tante pianticelle cercando poi dopo piano piano di annaffiarle e di farle crescere. Bene, ho visto, hanno comprato giocatori del 99, del 2000, addirittura l'ultimo ragazzino del 2001, per cui sono stati... Perfetto, si parla del futuro, ma questi ragazzi che sono del 2000 o del 2001 non sono pronti neanche l'anno prossimo, ma non saranno pronti neanche fra 2 anni. Cioè, ma questo progetto è come quello della tranvia, se non finisce ora, mai. Ora mi hai anticipato un testo eccezionale. Io andavo avanti, me l'hai anticipato. Un ramo l'ho fatto. Giovanni, dimmi. Una domanda, perché sì, poi sei stato un grande calciatore, io ho fatto un altro sport, la pallanuoto, io parlo nel mio sport, probabilmente a dinamiche, cose, però ecco, nel mio sport io esordi in Serie A, avevo appena compiuto 16 anni e anche oggi comunque giocatori forti a 16 anni, 17 anni trovano spazio. È vero. Anche se magari non sono pronti, però ci dà la possibilità di crescere sbagliando, però ci dà minutaggio, giocano. Quando uno è bravo, cioè si vede, cioè non è bisogno. A me, io parlo del mio sport, volevo capire la differenza nel calcio, perché un ragazzo, comunque anche nel 2000, che ha 18 anni, cioè 18 anni, il prossimo anno ha 19, cioè non sono pronti un ragazzo di 18-19 anni
Ma è quello che Giovanni stava... Sì, ma è questo. Io, guarda, seguo la Rari e vedo che, ad esempio, negli ultimi 2 o 3 anni, no, ha cambiato 3 volte il portiere, ha sempre messo sempre più giovane, no, il portiere, per cui mai avrei pensato nel calcio, no, mai... No, che possa succedere, cioè te non puoi prendere un portiere di 17 anni, è successo uno, è successo a 30 anni fa a Gigi Buffon e adesso è successo a Donnarumma, però è difficile, perché forse con tutto il rispetto che io ho per la disciplina, ma il calcio ha probabilmente un'attenzione di una tifoseria talmente elevata, la forza del risultato, l'importanza, no, di raggiungere degli obiettivi, che anche gli allenatori stessi fanno fatica a mettere a rischio e a repentaglio la propria carriera, capito, per far giocare i giovani. E poi tanti giovani insieme, è difficile che ti possano dare continuità e regolarità. Serve sempre i 3, 4, 5, 6 giocatori esperti che guidano lo spogliatoio e avere poi dopo a disposizione dei ragazzi che probabilmente non sono ancora maturi neanche fisicamente. Io non so se il calcio, il nuoto o la pallanuoto, scusami, a livello di fisico, no, c'è differenza, perché effettivamente hai ragione quando sottolinei queste cose, che a 16 anni, no, se ti sei trovato a giocare. Nel calcio non succede. Nel calcio purtroppo c'è stato Pelé, c'è stato Gianni Rivera, Giovanni Galli. Sì, però 16 anni è vero, però la Fiorentina negli ultimi 10 anni non ha fatto giocare. Ha fatto, sì, però ha preso soldi solo dai giovani. Ha dato via Jovetic, ha dato via Ljajic, ha dato via Savic, ha dato via Nastasic, ha dato via, darà via Chiesa, ha dato via Bernardeschi, darà via, questi sono i soldi, okay. La Fiorentina li ha presi solo dai ventenni, 22, 21, 23, e questa è l'unica salvezza del Gianno. Però Bernardeschi ha fatto quello. 2 campionati. Si è fatto 2 campionati, certo. 2 ne ha però fatti, aveva, ce ne ha fatto una a Crotone, sì, sì, in Serie B, sì, però aveva, e ne ha fatti 2 in Serie A, capisci? Cioè, aveva, non è che ne ha messo, non è che aveva ne ha 22 anni e mezzo, Appunto, però... Quando? La Fiorentina ha preso 25 a pallanuoto, certo. Come ci dice Leonardo, a 22 hanno sono già fatto 6 no, hanno fatto mondiali, hanno fatto mondiali. Ecco, capisci però, dove è la differenza. Facendo le debite proporzioni, la Fiorentina però quella è l'area che deve cercare di perseguire. Assolutamente, non sì. Non ne ha altre. Però. Io prenderei anche qualche giocatore italiano, o perlomeno non perderei troppi giocatori italiani, perché purtroppo in questi 10 anni abbiamo visto che in Serie A sono arrivati, io parto dal settore giovanile, che hanno fatto proprio tutto il settore giovanile, perché hai citato te dei nomi, da Nastasic, Jovic, questi sono arrivati, erano già pronti, sono stati pagati 10 milioni a testa, per sì, cui non è che, certo. Non è che sia stato... questo è un altro aspetto. Però dopo ne hai presi 25. Sì, ho capito, ma se ne sbagli uno, certo. Hai perso 10 milioni. Non è che, ma più da 8 milioni però hai perso, poi. Hai perso, voglio dire, Mancini, hai perso Romizzi, hai perso Masi, hai perso Piccini, cioè ne hai persi troppi italiani. Perché, e qui è il grande quesito, e io ti do subito la risposta, perché chi viene da una federazione straniera, bene, gli vengono concesse molte più opportunità, certo. di chi è nel settore giovanile, che certo. Cresce nel tuo settore giovanile, certo. Perché Jovetic, se avesse fatto schifo per 15 partite, la 16ª avrebbe rigiocato, certo. Se un giocatore italiano avesse sbagliato 3 partite, non avrebbe più giocato per le prossime 20, ecco dov'è l'errore. Sì, però ultimamente diciamo, la Fiorentina sugli italiani qualcosa sta facendo, perché gli ultimi giocatori più importanti sono quasi tutti italiani, perché da Bernardeschi, Chiesa, Babacar è un altro, perfetto. Se lo perdono non è colpa né mia né tua, insomma. Babacar non è un giocatore da 3 milioni di euro, giocatore no. Probabilmente. Quindi la Fiorentina si sta muovendo bene. Ho detto questo. No, sta investendo. Vi vedete se è bene o male, se saranno i risultati. Leonardo, ti convince questo discorso? No, il discorso è complesso, non è facile. Poi tornando un po' tra la pallanuoto e il calcio, c'è sicuramente tanta differenza. Scusami Leonardo, tu hai fatto esordire un giocatore che ha fatto, insomma, Di Fulvio, faccio un esempio, no? Cioè,
Quindi... No, ma poi sì, ora io è vero, della pallanuoto e tra il calcio c'è proprio c'è questa differenza sicuramente di per tutto quello c'è fuori, c'è molta meno pressione a questo punto di vista, però diciamo guardando all'aspetto sportivo, per esempio Francesco Di Fulvio era un ragazzino esile, però si vedeva già che era forte anche e quando sono forti così, soprattutto anche mentalmente, si vede un ragazzo comunque sì, ragazzo prima, aveva 16 anni, però si è timido, però era quella timidezza che però dietro si vedeva comunque c'era già il giocatore. E quando sono così vanno fatti giocare. Vanno fatti giocare, questo è il concetto. Vanno fatti giocare, chiaramente affiancandoli a giocatori più esperti, no? Però vanno fatti giocare. E oggi, ora, vabbè, pilastra del sette bello, però insomma non è certo lo scoperto io, questo grazie alle doti che ha lui. Quello che volevo dire è che il calcio, però faccio un esempio, no? Io mi ricordo Santon quando ha giocato nell'Inter, subito, questo è dopo Maldini. E li fanno e così li fanno, soprattutto se i ragazzi non sono pronti a proprio loro come a livello culturale a essere, no, un po' a mettersi le mani alle orecchie e a guardare a testa bassa, a lavorare, a allenarsi senza stare, non è facile, perché il calcio comunque ti porta in alto un giorno, una settimana dopo ti mette sotto terra, e questo è sicuramente è complicato. Probabilmente Santon aveva delle qualità, faccio l'esempio di Santon, potrebbe fare tantissimo. Giocatore bravo, forte, però se gli diano Maldini mi fanno del male. E un giocatore forte che sta dimostrando di poter fare la sua carriera, poi ora lo vivono, però gioca sempre nell'Inter, ha spazio, titolare, lui sicuramente ha delle qualità, però tra lui e Maldini probabilmente c'è un po' di differenza. Invece te ci sei, no? Sei in trasmissione, sì. Lo sai. Non è che sei... Posso dire anche la mia? Sai se che vuoi. Ci sei, no? Posso dire? Dire? Posso la dire tua... qualcosa? Dire, domenica, cosa ti aspetti dalla Fiorentina contro il Verona? Volevo dire la mia prima su quello che avete parlato, ci prego. Stavo pensando. Ma su quale? Argomento prima? No, l'argomento perché prima. Perché ero attenta, anche se leggevo un po' di gossip. Va bene, argomento dei prima. Giovani, sei, dei giovani. Dei giovani, dai. Scusami, dei giovani, perdona. Volevi dire qualcosa? Dicevo di mantenere anche le persone più avanti con l'età, oltre i 30 anni. Del lavoro, perché loro possono insegnare a quegli altri il lavoro come si deve fare, anche come con me. Ecco. Beh, infatti, guarda, cioè, dopo 30 anni qualcheduno ce l'hai che ti può insegnare qui come maturare, non è un problema. Sì. Abbiamo visto però questa settimana, Giovanni, molto social, io l'ho seguito, no? Perché... Ti diverti, no? Perché il progetto, si parla di progetti, no? Progetto giovani, progetto quindi abbiamo visto un po' di scommesse, regia, se mi mandi le scommesse, le promesse, le cosa sono, non, bene, no, tranvia pronta per il 14 febbraio 2018, scommetto una cena con i fiorentini, quindi si va a cena quasi tutti, ragazzi, quasi tutti a cena, tutti. Grazie. A cena, poi cosa c'era? Un'altra cosa simpatica, non lo so se... Ecco, Peretola, Nardella sul semaforo, tappa all'autostrada, eliminato nel 2018. Vabbè, c'è ancora 10 mesi. Sì, no. No. 2018. No, aspetta. Prego. Perché a luglio del 2009 Matteo Renzi, nell'insediamento a Palazzo Vecchio, disse non si può vedere una città come Firenze avere un semaforo alla fine dell'autostrada. La prima cosa che faremo sarà quella di toglierlo. Era nel luglio 2009. È passato tanto la data. Lo toglieremo. Sì, ma infatti io dico sempre, vedi, l'amico Remo, loro si sono rovinati con l'amico Remo. Lo faremo, lo vedremo, lo sistemeremo, lo metteremo. L'amico Remo li ha rovinati. Così. E poi c'è quella simpatica che è successo da poco, no? Regia, se non la mandi. No, anche questa, tranvia, tratto nuovo, linee. Le linee da rifare, difformità progetto, assessore, ma fanno tutto subito, non c'è problema, rispettano i tempi. Comunque quindi... è colpa dei giornalisti. Non sono cose, sono da verificare. No, io ero rimasto Italia 90, però insomma non è che cambiamo molto. Italia 90? No, collabori, Italia 90. No, purtroppo. Ma vedi, io ho vissuto per 5 anni, no, gli uffici di Palazzo Vecchio, e devo dirti che sono proprio le regole che sono sbagliate, perché quando te vai a fare il bando, no, di assegnazione al prezzo migliore, al prezzo più basso, è logico che poi ti ritrovi
ti trovi delle cose che sì, te pensi che possono seguire quelle tue indicazioni e poi arrivi alla fine, invece magari, faccio per esempio, di un mezzo chilo di cemento ce ne duetti. Ed è logico che possa... Ed è farina. È farina. Hai capito? Cioè, quando te pensi la linea di Scandicci, no? Che sono stati fatti più di 300 varianti in corso d'opera. Ora, per fare... Io gli facevo sempre queste battute, no? Gli dicevo, scusate, ma per far dubinare che vanno a diritto, va bene? Come si fa a fare 300 varianti in corso d'opera? Ma se dovevate andare ammarrati, gli ho detto. No, tra l'altro mi hanno detto un costruttore nostrano, mi ha detto che questa tipo di tranvia è vecchia già in Bulgaria. Sì. No? In centro in Bulgaria già usano quelle nuove di 20 anni. E che se molto. Ma è l'Italia. Vabbè, lascia bene, perché guarda quello che è successo a Napoli, no? A Napoli addirittura devono cambiare i vagoni perché non sanno come farli entrare sotto, perché sono troppo lunghi. La follia è... Sono troppo lunghi, ora voglio dire. No, c'è allora, i mattoncini che hanno messo, si stanno già sviluppando. È l'Italia purtroppo. La burocrazia, la prima volta. Tra l'altro Leonardo, ma la Rarinantes non l'hanno buttata giù poi dalle sponde? No, tutto a posto, anche lì è una cosa simpatica. Hanno buttato soltanto la parte dietro gli spogliatoi, verso il nido, hanno buttato giù insomma un po' di strutturalino, la vecchia palestra da Rari. Però anche quella vicenda è incredibile, gestita in maniera incredibile, Giovanni, anche quella è pazzesca. Beh, e ci tenevo perché poi insomma voglio dire, giusto anche un pochino, tanto noi non siamo mica in politica, io assolutamente no. Figurati, Leonardo in Brasile, lei, ma te ti sei candidata? Quasi. Vedi? Sì. Vedi. Verso i 40 anni mi candido. Chi hai scelto tra noi quattro? Candidata, quindi chi hai scelto? Non posso sbilanciarmi adesso. Ah, non si può sbilanciare, non si può sbilanciare. Allora può fare politica. può fare politica e con questo andiamo in pubblicità. E che vuole un uomo concreto come un sognatore? Ci voleva proprio. È l'anno delle Olimpiadi, cioè l'Olimpiade storica per noi. Dopo il nuoto adesso arriva anche uno storico oro nella vela con Winsel. Ti passo giù per la fine che lui urla meglio. È l'Australia che ci porta fortuna evidentemente. Eugenio, emozione grandissima. Ecco l'attenzione che sta sulla linea del traguardo. Alessandra Sensini. È medaglia d'oro, è medaglia d'oro. Medaglia d'oro per Alessandra Sensini, è riuscita, un'impresa storica, storica, oro per l'Italia. E dal 52 da Helsinki. Auguri Alessandra, auguri. 4 Olimpiadi, un oro a Sydney dove c'era anche il nostro Leonardo Sottani, poi 2 bronzi, un argento a Pechino, 7 mondiali dove ha preso 4 ori, 2 argenti, 9 europei con 5 ori. Una grandissima, un'altra grandissima dello sport italiano, vero Leonardo? Te credo... Toscana di Grosseto, credo che tu la conosca anche Leonardo, no? Sì, no, non lo conosco bene, però se fatto a Sydney c'era anche io, mi ricordo della sua grande impresa. Se ti posso dire che io, ecco, immagino uno sport dove proprio sono negato, mi serve sempre, è proprio una cosa disastrosa. Nonostante viva qui sul mare, non riuscivo a... Però grande, grande campionessa, grande campionessa. Grandissima campionessa. A Giovanni. Sì, sai che io li invidio. Guarda, io non sono una persona, però la cosa che invidio a Leonardo, alla Sensini, di aver disputato l'Olimpiade. È una cosa che vivere quell'atmosfera, vivere il villaggio olimpico, vive. Purtroppo noi l'anno che dovevo andare io, purtroppo non c'è stata l'opportunità. Però mondiale di calcio. No, è diverso perché lì sono tutte discipline, non lì c'è solo calcio, mondiale di calcio c'è solo calcio e vivi esclusivamente di calcio, blindato in un albergo o in un parco. Perché con gli occhi del mondo addosso, invece l'Olimpiade
Bello, sì, c'è la partita di calcio, però poi dopo c'è la pallanuoto, c'è la pallavolo, c'è la pallacanestro, c'è il surf, cioè c'è tutte queste cose qui che veramente... Com'è, Leonardo, stare in un villaggio olimpico? Perché ne hai fatti tre? Guarda, io ho avuto la fortuna chiaramente di partecipare a tre giochi olimpici, però uno di quelli mi sono goduto di più è l'ultimo a Rio de Janeiro, e l'ho fatto da tifoso, da spettatore. Anche il Mondiale Calcio in Brasile, essendo qua, sono state due manifestazioni stupende, e posso dire che, ecco, si dà ancora più valore dopo che quando poi si partecipa, perché poi alla fine quando si partecipa sei anche preso dalla competizione. Però è bello, mi dicevi, un villaggio olimpico, dove c'è uno spirito d'aggregazione incredibile. Incredibile, sì, sì, sei lì, te magari... Grandi campioni, che si... fascia, eh? Grandi campioni che comunque uno di una disciplina, una di un'altra. È una festa dello sport dove ti senti partecipe e lì veramente ti senti uguale anche magari a Federer che ce l'hai accanto, a Immensa, a fare la fila con te. Questo c'è proprio lo spirito dell'Olimpiade, veramente Immensa, qualcosa di utile. Sì. Allora, abbiamo ricordato a Alessandra Sensini, come noi sempre facciamo con i grandi campioni, ci sembra giusto, era il suo compleanno. Campionato, la Fiorentina va a Verona, però si riparte. No, Verona viene a Firenze. Sì, scusate, 5-0 all'andata. Sì. Anche perché il campo di Verona è impegnato dalla... esatto, dalla Juve. Dalla Juve, esatto. Si riparte con sempre questo binomio Juve-Napoli, e gli altri insomma fanno... sono campionato a sé ormai, c'è questo campionato fra la Juve e il Napoli, che è un campionato... Attenzione alla Lazio, l'abbiamo già detto. Sì, però insomma, già ha fatto miracoli, se riesce ad andare oltre, francamente diventa da Guinness dei primati. C'è un secondo campionato per la Champions, dove c'è la Lazio, dove c'è l'Inter, dove c'è Roma. Forse la Roma, anche se ultimamente l'ho vista un po' tentennare. E poi c'è il campionato dei noartri, dove c'è la Fiorentina, la Sampdoria, il Torino, il Bologna anche, perché sta facendo dei buoni risultati, e poi c'è il campionato per non retrocedere, per cercare di evitare la retrocessione. È il calcio italiano, molto fatto a tranche, non è bellissimo, devo essere onesto, solo Juve e Napoli regalano uno spettacolo importante, e la Lazio, è vero. È una squadra molto interessante, molto divertente, e dimostra che a volte ha un investimento del presidente, il presidente investe se stesso, anche se poi uno può avere mille dubbi sulle facilitazioni, non facilitazioni, spalmamento o meno, dei debiti o cose del genere. È indiscutibile che la Lazio ha fatto dei miracoli, perché ha vinto coppe, ha gestito bene la gestione, ha gestito bene il rapporto con i propri giocatori, e quindi è quasi un monito per quelli che dicono non è possibile fare calcio in Italia. La Lazio bene o male lo ha fatto. Volevo chiederti una cosa, Giovanni. Qualche mese fa, in un'altra puntata, notavamo come comunque le piccole abbino, non c'è più, a parte qualche raro caso, il 5-0, il 6-0, il 4-0, cioè è sempre più difficile ammazzare queste piccole. Abbiamo visto il Genoa a Torino con la Juve, abbiamo visto comunque il Napoli, l'Atalanta non è una piccola, però sì. Insomma, ti danno sempre più filo da torcere. Potrebbe essere questa la differenza che ci sarà tra due squadre come Juve e Napoli da qui a giugno, di non fallire le partite proprio con le piccole. Ma guarda, possono trovare delle difficoltà, perché logicamente allora, il calcio italiano non è il più bello, ma sicuramente è il più difficile per tutti, dagli allenatori ai giocatori. E allora che cosa voglio dire con questo? Che quando vai a giocare una partita contro una grande, la studi nei minimi particolari, cercando di porre rimedio e creargli più difficoltà possibili per permettere alla grande di farti gol. Cosa che ad esempio non succede in Inghilterra, perché in Inghilterra hanno questa cultura calcistica straordinaria, che forse anche sfrontatezza, non lo so, chiamiamola come vogliamo, giochiamo la partita, chi è più forte vince. Noi questo non ce l'abbiamo proprio in testa, no? Noi dobbiamo andare a vedere, se te guardi e ascolti le interviste degli allenatori, non senti mai dire noi andiamo
perché sappiamo qual è la nostra forza e andiamo a vincere la partita. Senti sempre dire, vedremo la partita come si svolge, cercheremo di colpire l'avversario nei punti deboli. Questo nei pochi momenti e ci lasceranno liberi. Ecco, capisci? Questo vuol dire che te sei già lì attento, facciamo il raddoppio su questo, facciamo il raddoppio su quest'altro, mettiamo un difensore in più, un centrocampista di copertura, perché la nostra cultura è quella. Però è anche vero che se te vai a vedere, no, la prima in Germania, Bayern Monaco, la squadra che ha subito meno gol, la prima in Francia è la squadra che ha preso meno gol, la prima in Spagna è la prima che ha preso meno gol, la prima in Italia ha preso meno gol, vuol dire che difendersi bene, no, però c'è modo e modo di difendersi, perché c'è chi si difende stando tutti dietro la linea della palla e c'è chi si difende andando all'attacco. Ritorno allora alla tua domanda, no? Le piccole nostre oggi, sapendo che giocare contro queste due è praticamente impossibile, proprio per cultura, non perché non sappiano, per cultura, mettiamoci tutti lì, copriamo tutti gli spazi, se si trova un paio di contropiedi, li si mette in tasca, arrivederci, grazie. Questa è la nostra, è la nostra mentalità. Ma non solo delle piccole, purtroppo anche, le squadre intermedie. Allora, tornando sul discorso scudetto, l'ho detto l'altra volta, lo ripeto ancora oggi, il Napoli deve contare solo sulle sue forze e su quel punticino che oggi ha di vantaggio e giocarsela poi a viso aperto nella partita a Torino, dove però il Napoli andrà a giocare a viso aperto, ma la Juventus, no, l'avete visto cosa ha fatto a Napoli? Tutti dietro, contropiede, ha vinto la partita. Questo è vero, Leonardo. Anche perché eh? La Juve ha la più grande difesa e il Napoli no, ha una buona difesa. Anche se ma il Napoli lo sai perché non ha una buona difesa? Perché difende troppo alto. Certo. Allora, difendendo alto, perché giocano è un calcio propositivo, un calcio d'attacco, si lascia sempre 50 metri alle spalle. E difendere 50 metri è molto più difficile che difenderne 15. Certo. Questa è la differenza. La Juve può difendere anche 5 metri, se è capace. Vero, Leonardo? Sicuramente fare come gioca la Juve, in 10 calcate vince 9 e ne può perdere 1. Tenere il livello del Napoli sempre, ecco, io spero, diciamo, possa vincere quest'anno veramente, però insomma poi alla fine vince sempre alla lunga, no? Negli anni, soprattutto chi ha un certo tipo di mentalità, come in questo caso la Juventus, dove alla fine riesce anche ad andare al sodo, no? Quando c'è da non subire, perché le partite si vincono anche proprio non subendo gol, magari mettere qua una qualità per fare gol in qualsiasi momento, per cui questa è la differenza tra le due squadre, insomma. Capitolo Milan, Milan si sta riprendendo, piano piano si sta riprendendo, poi non so quanto porterà questa ripresa. Io non so nemmeno quanto sia ripreso in Milan. Milan ha alcuni giocatori tecnicamente molto validi che possono risolvere le partite. Non mi piace come gioca il Milan, onestamente, non mi piaceva prima, non mi piace ora. Montella, che a Milano andava male, ora andava in Spagna e ha eliminato l'Atletico Madrid, ha vinto tutte e due le partite, è tutto discutibile. Io credo che il Milan sia una squadra sbagliata per vincere, che però alla fine verrà fuori perché i giocatori sono giocatori validi, così come l'Inter che andava tutto bene all'inizio, ora comincia ad avere qualche problema. Le due milanesi sono inferiori, secondo me, alla Juve e al Napoli, e quindi dovranno accontentarsi di far parte di quel gruppo, del secondo gruppo, insomma. Giovanni, sul Milan, tra l'altro c'è stata questa vicenda di, come si chiama, il giocatore che non gli hanno dato a 6 milioni di euro, Nunez, come si chiama? Non mi ricordo il nome. No, doveva andare, no, è il contrario, sì, doveva andare al Boca Junior, doveva andare Gomez, difensore centrale. Un bicchiere d'acqua. No. Lo stile Milan è proprio andato a farsi fuori. Può darsi, può darsi. Questo hanno detto loro. Non conosco, perciò non posso. So com'era prima, non so come può essere adesso. Milan sì, ha preso. Intanto il risultato, sai, conta tantissimo per l'aspetto mentale. Che la squadra ritrova autostima,
probabilmente i passaggi saranno più decisi, i tiri in porta saranno più precisi, ti alleni meglio, fai le cose, capito, in maniera migliore avendo vinto una partita in trasferta. C'è da dare continuità. Gattuso ha fatto l'esatto contrario di quelle che secondo me erano le responsabilità e le colpe, sono state le responsabilità e le colpe di Montella nel primo periodo. Gattuso ha fatto una scelta, ha preso 12 giocatori e ha portato avanti, da quando è arrivato lui, quei 12 giocatori. Montella pensava sempre di avere in panchina quello che gli poteva risolvere la partita successiva se quella gli era andata male, e questo non ha mai dato certezza alla squadra. Gattuso invece li ha investiti di responsabilità. Signori, voi siete l'11 titolare e dovete portare la barca in porto. Questo, cioè, ha cambiato un po', no? Intanto il Milan torna, cioè, si citava le prime 5, però adesso c'è il Milan che sembra che stia tornando, la Samp che si sta confermando, perché la Samp ha pareggiato al 94esimo, io ho visto la partita, poteva raddoppiare, certo, triplicare, certo, Alisson ha fatto due o tre parate incredibili, poteva vincere la partita contro la Roma, voglio dire, quelle tre lassù, perché io ci metto la Lazio, poi c'hai la Roma subito a ridosso, l'Udinese, non lo so, l'Atalanta ha perso col Napoli, alla Coppa UEFA, può essere, però sono sempre quelle 7-8 squadre che per me ancora sono un gradino sopra a quello che è il potenziale della Fiorentina. Senti, Leonardo, il tuo Spalletti, tuo tra virgolette? Sì, vabbè, ha perso, diciamo, un mese e mezzo, ha raccolto poco, ci può stare. Ci può stare un calo. Ora sono curioso di vedere, insomma, se ripartirà, anche perché poi... Gran secondo tempo però dell'Inter con la Roma, eh? Buon secondo tempo, è una buona reazione. Sicuramente la squadra probabilmente doveva recuperare un po' qualcosa. Comunque l'Inter è anche la società che ha speso di più quest'anno, sì, Ce lo dimentichiamo. Quindi ha fatto un boom nel marketing incredibile, è entrato nei top 20, ha triplicato il fatturato. Conta. Dove la Juve è decima, ok, lasciamo stare Manchester United che hanno fatto 800 milioni di euro di fatturato, è una cosa pazzesca. Questa è una cosa importante. Credo che la Fiorentina sia intorno al 100° posto. Sì, punto. Capisci, questa cosa qui non è secondaria, tra i top 20. No, Napoli è entrato nei top 20. Sta entrando ora. Però la Roma non c'è. Sono le squadre inglesi, le due squadre spagnole, il Bayern di Monaco, il Paris Saint-Germain. Ma è una cosa pazzesca. Un altro punto. No, è una cultura. Ma vedi che te guardi tutti gli anni, ad esempio, prendi il Bayern di Monaco, no? Se te vedi il Bayern Monaco, tutti gli anni cambia la maglia. Sì, tutti sì, gli anni cambia la maglia, il disegno, anche la lo Juve stile, con cambiando la maglia, lì non è che vanno sulle bancarelle fuori dallo stadio a comprare. No, cioè, non lo farebbero mai. In Brasile, qual è la maglia? Giovanni, fate il tuo e quelle quando tu giocavi la Fiorentina, quelle erano più belle di tutte. Ma l'hai trovata poi quella maglia che cercavi? No, quella gialla, mi ha detto, com'era? Verde, rossa, gialla. Sai, Leonardo, io avevo anche la fortuna, cosa che non avevi te, perché te eri tutto tuffato eri zuppato nell'acqua. E io avevo... Quelle erano attuali, erano moderne. Sì. Ma sai, io sono sempre stato un po'... Andavo lì dalle sorelle Tortelli in via Gioberti, me le disegnavo le maglie e me le facevo fare, allora era un po'... Infatti mi chiamavano Pitti Uomo allo stadio. A proposito di questo, che mi avevi detto, ne avevate due, tre, per uno, non di più. No, cioè, quelle lì avevi due maglie grigie, due maglie gialle, due maglie rosse tutto. E ci dovevi fare tutto il campionato. Capito. E tra l'altro, tra begli uomini... personaggi incredibili, eccetera eccetera, oggi è il compleanno di questo qua, facciamo questo finale qua, poi ti mando via. No. Giovanni, prego il video. Signore e signori, qui è Arnold Rowe, che vi commenterà la terza corsa al Riverside Park di Kansas City, la corsa clou con un premio di $15,000 per cavalli di 3 anni. Ecco lo starter, sono partiti.
Dr. Twink è in testa, seguito da Lucky Dan, Ima Dreamer, Orkin, Josie, Gigi e Little Star. All'uscita della prima curva, Lucky Dan. Lucky Dan è in testa, Dr. Twink ha una lunghezza, Orkin ha un'incollatura, seguito da Ima Dreamer, Josie, Gigi e Little Star. Nella dirittura, Lucky Dan ha una lunghezza su Dr. Twink. Orkin ha un'incollatura. Non ho potuto resistere. È andata tutto bene. Non c'è da preoccuparsi. Ho messo tutto su Lucky Dan. $500,000 vincente. Vincente. Io ho detto piazzato. Su Lucky Dan piazzato. Quel cavallo è arrivato secondo. E insidia anche Dr. Quinn. La lotta è entusiasmante. Ima Dreamer resiste all'attacco di Lucky Dan e vince. C'è stato uno sbaglio. Ridammi i miei soldi. Non posso. Ho detto ridammi i miei soldi. Ho t'ammazzo. Fermi dove siete, FBI, e nessuno cerchi di uscire. Tutti in piedi e mettete le mani sulla testa, lentamente. Snyder! Dai, metteteli contro il muro e assicuratevi che non abbiano armi. Salve, Harry. Ci ho messo parecchio, ma ce l'ho fatta. Finalmente. Ok, Johnny, tu puoi andare. Su, su le mani, tenetele su. Coraggio, indietro, tutti contro il muro. Portalo via. Portalo via! Andiamo! Andiamo! Meglio che non si faccia trovare qui. Andiamo! Ma lì ci sono i miei soldi! Ci sono anche due morti. Non vorrei essere mischiato in questa storia. Ma non capisci? Ti ho lasciato $500,000! Io non capisco, io non voglio entrare. Ho moglie e figli, ho famiglia, ma io non capisco per me. Se n'è andato. Sicuro che se avessi immaginato una cosa del genere. Ok, Harry, tutto a posto. Sei stato grande, Ike. Quando siete entrati ho creduto anch'io che foste i federali. È andata lì, Sherry. Snyder l'ha proprio bevuta. Vedessi come ha messo in fuoco il culo di Lonega. Oh, bravi, bravi, complimenti. A te sei stato bravissimo. Beh, figliolo, ti sei vendicato. Avevi ragione te. Non è abbastanza. Oddio, quasi. No, grande Paul Newman, eh? Scena epica, Davide. Scena epica, stupenda. Ti ha fatto tanti soldi, $500,000. A questo tempo, grazie, poi gli hanno fatto lo sgamotto della scommessa. A proposito di questo, io vorrei che la regia e poi chiudiamo il blocco e salutiamo Giovanni. E con queste foto qua, guarda Giovanni, guarda. Stavo cercando la maglia che sì, mi avevi chiesto te. Stavo chiesto, ma te la troverò io alla fine la maglia, vai tranquillo. Le foto, regia. Va tranquillo. Questo è Paul Newman. Scusami. Questo è Giovanni Galli. Non c'è tanta differenza. Non c'è grande. No. E questo è Leonardo Sottani. Unto da te. Manca l'ultimo, dov'è? Dai. Poi c'è Anna Maria. Benissimo. No, va bene. Voglio dire... In tutto questo, scusa, ma voi due? Ecco, che c'entriamo io e te? Io non c'entro nulla. Leo! Loro non l'hanno messo, noi però. Facciamo il contenitore. Noi non c'entriamo assolutamente. Io voglio avere anche qualcosa di Fabrizio da qualche parte. Sì, no, ma quelle sono cose che facciamo in momenti di serate. Non le voglio vedere. Allora, ricordiamo che Giovanni Galli sta cercando la maglia, chiunque chiunque ce l'avesse, una maglia. Che colore? La rossa, lui preferisce la rossa. Sì, se fosse quella possibile. Storica, io poi ora la cercherò, la metto dalle prossime volte ronda. Giovanni, chiunque abbia ti mando la fotografia, maglia, così la foto, si vede. Così si vede. Perfetto? Allora, Anna Maria, ti sei svegliata? Sì, sì. Chi preferivi? Un caffè dopo? Paul Newman ti piace? Sì, mi piace molto. Lo sai, e chiudo con questa cosa qua, che è uscita, non hanno fatto uscire una biografia, lui è sposato per 50 anni, l'uomo più fedele al mondo,
è uscita fuori una sua amante, che non gli hanno fatto uscire ovviamente il libro, dicendo non è vero nulla, io l'ho lasciato perché era sempre ubriaco l'amante, eccoci, da un anno e mezzo e non poi, facevamo l'amore. Quindi questo per screditare. E con questo andiamo e salutiamo Giovanni. Grazie. E ci vediamo la prossimamente. Vi aspettiamo. Visto anche partecipe, che si è spostata, è andata via Giovanni, abbiamo vengo preso io. Un'altra alta. Sì, ma ecco, no, noi piccini. Tra l'altro, note Nolan altissime, ma grandissime. Oh, enorme, eh? enorme. Mozart, io credo, io sai, sono un po' atipico, perché amo molto anche musicisti classici italiani, perché per me sono stati dei grandi. Perché tu nasci con il melodramma, come tutti è chiaro, noi, è chiaro, quindi Pucciniano, Verdi, sì. Ma sì, insomma, di un Cavallo, Rossini, Rossini non dispiaceva. Leonardo, eccolo là, nulla, è il compleanno di Mozart, quindi sai, noi ci vedi qua, noi siamo degli esperti di musica classica, facciamo tutto molto classico, vero? E non troviamo cose non lo so, se te fai cose classiche cose particolari e ti dobbiamo salutare perché il collegamento internazionale sta per scadere e quindi non possiamo andare oltre. È stato veramente un bello avervi tutti insieme qui, sempre bello, visto chi c'è qui accanto. Giovanna, ti presento Giovanna. Sono Giovanni. Giovanna, ti avevo detto di levarti questo rossetto e ne dovevi mettere un altro. Non fai mai nulla di ciò che ti dico. Sei stata qui un'ora. Meno male. Mai nulla. È quello indelebile. E poi uno dice licenzi le persone. Per forza, è molto semplice. Leonardo, ti salutiamo. È un grande Mozart, ciao. Vero? Un saluto. Eh? Grandissimo. Cose banali. Leonardo, ti salutiamo la settimana prossima. Un abbraccio forte. Ciao, un abbraccio. Ciao. Allora, bene, andiamo avanti. Allora, noi dobbiamo ora collegarci con... Intanto salutiamo i nostri amici di Firenze Spettacolo. Sta per uscire un nuovo numero. Abbiamo fatto una copertina molto simile, ma con altre foto. C'è qualcuno nudo. No, Sottani nudo. Con quella foto che c'è. Con te che gli metti l'olio. Galli con il cane. Bello, tutto strepito. Rende più lui. Comunque, dicevo, salutiamo i nostri amici di Firenze Spettacolo. Andate sempre in edicola, prendete questo giornale stupendo dove vi dice veramente tutto ciò che accade. Ora ormai gennaio è finito, avrete tutto ciò che accade nel mese di febbraio. Ci saremo anche noi, insomma, quello lì lo sapete, ci siamo sempre il venerdì con voi, quindi te vai, compra 2 euro. Quanto costa? Ah, bene, dai, 2 euro. A me lo mandano gratis, quindi vuol dire. Ma non si fa così, ce lo mandano, non si fa, io lo rivendo, tieni 2 euro. Grazie, dopo te le do. E introduciamo invece un nuovo argomento che ricalca sempre sul discorso dell'immobiliare, ma abbiamo dei nostri cari amici da Grosseto che oggi ci parlano di una cosa molto interessante, che a te interesserà molto. A me? Sì. Perché oltretutto devi ristrutturare anche casa, quindi figurati, insomma, sai. Alessandro da Grosseto, ci sei? Ciao, buonasera.
Non ti vedo, eccoti, ecco. eccolo. Ecco. Ciao Alessandro, ecco, abbiamo anche bellissimo, meglio così. Ecco. Ciao David. Ciao, buonasera. Ciao David. Allora, loro sono interior designer, ok? Perfetto. Quindi fanno delle cose stupende, delle cose stupende. Sono veramente, io credo, tra i più bravi che ci sono in Italia. E oltre a essere un caro amico Alessandro, il quale abbiamo fatto tante cose anche a livello video. Ma oggi lui, cara Anna Maria, visto c'è Anna Maria Alessandro qui accanto sì, a me. Ciao Alessandro, sì. Ciao. A proposito d'arredamento. No, nel senso che hai parlato molto sì. oggi. Quindi, però l'arredo l'hai fatto. Dicevo, oggi parliamo di una cosa molto interessante. Vero Alessandro? Indubbiamente, parliamo di arredo terapia. Perfetto. Ovvero posso sì, certo. la ricerca del benessere assoluto, sia fisico che mentale, grazie alla disposizione dell'arredo nella propria casa. Bene. Cioè, il concetto è questo, Alessandro, cioè ci sono le zone della casa che sono utili per il nostro rilassamento, la nostra carica mentale. Non so se sbaglio, ma insomma, avendo fatto un video con te sull'argomento, qualcosa mi ricordo, vero? Tipo, esatto. Che ne so? Ci sono delle zone forti in relazione a questo argomento, che si distinguono in varie zone della casa, e quella che a me più mi colpisce è sia la zona del riposo, della relax, che l'ingresso, che viene molto sottovalutato. Perché l'ingresso è, che cos'è? È la zona di... La zona di decompressione, la zona tra il nido dell'abitazione praticamente e l'esterno, quindi è un passaggio dal nostro nido all'esterno praticamente. E quindi è importante arredarlo in maniera semplice ed è importante uno specchio che ci permetta di darci un ultimo sguardo prima di affrontare il mondo praticamente. Sì, io non voglio darmelo. No. Ma... No. Però anche dicevi la zona del riposo, perché ovviamente riposare è una cosa importante, no? Esatto, la zona del riposo deve essere praticamente bellissima al punto di vista, deve essere pratica, deve invogliare a rilassarci praticamente, deve essere facile da pulire e a prescindere dal nostro gusto, dal gusto dobbiamo accontentarci fino alla fine. Quindi dobbiamo appagarci, dobbiamo guardarla e rimanere sorpresi. Ecco, poi c'è anche il discorso del fatto di non... mi piaceva il discorso. Il decluttering che parli. Bravo, come se... Decluttering, il decluttering. Esatto. Sai che cos'è il decluttering? No. Ascolta. Il decluttering sarebbe quella parte che prevede di liberare l'ambiente, la nostra abitazione, da tutti gli ingombri che rallentano il quotidiano. E quindi di conseguenza per alcune leggi, per alcune regole che non approfondisco, riducono le energie, rallentandoci nella ricerca delle nostre cose nella propria abitazione. Hai capito? Quindi non dobbiamo accumulare, anche perché mi dicevi che se dopo te hai messo via delle cose, se dopo un anno non le hai utilizzate, vuol dire che non ti servono a nulla, cara Anna Maria, no? Butto via tutto. E quindi bisogna? Buttare. Buttare, vero? Sono tutti accumulatori seriali in questo periodo. Te sei uno che tieni la roba, ti piace tenere la roba? Oppure... No, io la tengo. Purtroppo sono, sì, seriale, sono un accumulatore. È uguale. Esiste un metodo, come spiegava Fabrizio, dobbiamo mettere le cose che riteniamo inutili in una scatola praticamente, e se per un anno non usiamo questa scatola possiamo liberarci praticamente. È buona idea. L'importante, mi ricordi, io anch'io ho delle cose da buttare. Lui ha delle cose da buttare, quindi esatto. No. Io penso invece le ho raccolte, no? Perché non sapevano dove metterle e le ho raccolte. Senti, invece con il tuo collega vi occupate anche di 3D, ma ne parleremo poi nelle prossime puntate. Okay. Che lui è un grande tifoso interista, eh? Sì, lui è interista e l'altro juventino. Senti che bellezza. Uno juventino. Ognuno. Nessuno, ma noi, è perfetto. Noi siamo trasversali perché parliamo di calcio a 360 gradi. Abbiamo parlato anche di Juve e di Inter oggi con Galli, Rialti, sì, no. E Sottani. E 3D. Bene. Non cambierà idea sulla nostra professionalità dopo la rivendicazione della squadra di appartenenza? No, assolutamente no. Ecco. Comunque. Allora, 3D. Oggi noi riusciamo a progettare ormai e a far capire attraverso il 3D esattamente quello che sarà l'ambiente finale, sia che si parli di un'attività commerciale ma anche di un ambiente civile, di un ambiente che
da noi vengono famiglie, vengono giovani a farsi progettare la casa, e adesso con sistemi 3D che poi abbiamo approfondito con Alessandro, riusciamo a far fare un viaggio virtuale all'interno della propria abitazione prima ancora che questa sia costruita. Ovviamente tradurre poi tutti i progetti nella realtà e far capire prima che questi vengano realizzati come verrà è un'impresa che è sempre stata difficile. Oggi ci sono dei sistemi, noi ne abbiamo sviluppate alcune, Alessandro ci sta lavorando da tempo, dove riusciamo veramente a far fare un viaggio virtuale all'interno dell'ambiente prima ancora che questo sia realizzato. E noi li faremo vedere nelle prossime puntate sicuramente. Alessandro, te devi rifare l'ascensore, si può fare anche un 3D dell'ascensore volendo? No, facciamo l'ascensore. Che il 3D si può fare di qualsiasi cosa, non è un problema. Bene. Anch'io sono in 3D. Lui è tridimensionale, Alessandro Rialti. Lei è dimensionale di lei. Lei è in 8D, perché lei è in 8D. Allora, noi vi ringraziamo, poi ci sentiamo per le prossime puntate. Grazie di averci dato intanto un po' di delucificazioni su l'arredoterapia, arredamente, alla prossima settimana. A Grosseto. Esatto, ecco, no, non facciamo pubblicità assolutamente, perché noi non siamo gente che dice, come si chiama l'azienda, scusate? Pinocchio Design, ecco. Studio Pinocchio Design, sì. Perfetto, Pinocchio, ti immagini Pinocchio, proprio perfetto. Sì. Alla prossima ragazzi, grazie. Oh, bene, interessante questo argomento. Vedi? Come no? Certo. Abbiamo tutte scoperte. Ho buttato qualcosa. Ci dici un po' di gossip, te, che cosa hai letto di gossip? No, stavo guardando questa cosa delle grandi Isola dei Famosi. Sì, no, ma Isola dei Famosi, invece avevi un compleanno? È un compleanno, oggi penso. Di una grande campionessa di nuoto. Sì? Vediamo se... Non lo so. Monaco? Non lo so. La principessa? La moglie di Alberto. La moglie di Alberto, che è ex campionessa. È vero, è verissimo. Bravissima. Bravissima. Come si chiama? Charlene. E io ti posso dire che lui si è innamorato di Charlene. Vedendola nuotare. No. Passeggiando per le strade di Monte Carlo, ha visto questa ragazza che si allenava con la nazionale Sudafrica, se non erro. Perché lei è sudafricana. E gli ha ricordato la mamma, Grace Kelly. Sì. Che è uguale, vedi? Eccolo, vedi? Ora, uguale no. No, è uguale per lui. Ma così, per me, eccetera. Per lui. Una bellissima che... e questa è una storia molto interessante, quindi come non fare gli auguri, auguri alla principessa. Guarda, qua è molto bella. 40 anni ha fatto, Molto. Quanti? 40. Ah, te ti piacerebbe essere un po' la Charlene della situazione? Sì, a chi non piacerebbe essere una principessa? A chi non piacerebbe? Purtroppo siamo qui. Io penso, hai due principi accanto. Sì. Nemmeno il negozio principe a Firenze, facciamo pubblicità ma non ci danno. Nemmeno baroni. Te c'è un altro negozio da dire. Sì, ma... No, buona, te no, buona, ti fa la modella. Bene, bella questa storia, mi è piaciuto, brava. Ha visto come ha colto. Ultimo collegamento, non può mancare, ultimo. Chiamiamola intanto la Federica, la Pizzichini. Noi dobbiamo rubare un pochino di tempo perché siamo un pochino. E facciamo un po' di auguri. Sì. Se ti dico Etta. Etta? Etta James. È il compleanno, davvero? Sì. Auguri. Grandissima del jazz. Tra l'altro, con le sue note di una grandissima canzone, Barack Obama e Michelle hanno ballato nel loro insediamento. Bellissimo. Poi c'è, forse più ai tuoi tempi, Alicia Keys. La cantante, sì. Lady, che so. Fantastica, no? Sì. Poi c'è Noemi, un'altra cantante. Italiana. Che è più italiana. Più. José Mourinho. Un grande allenatore. Numero uno. E Valentino Mazzola. Grande giocatore. Corrado Aujas. Grande giornalista. E Daniele Luttazzi. Grande musicista. Grande musicista, jazz, ma anche conduttore. Sì, no, scrittore. Molto particolare. Ma soprattutto Eddie Van Halen, che è stato. Gruppo Van Halen, il più grande chitarrista. Immenso. Rock. Un pezzo di storia del mondo rock. Sì. Grande, lui era proprio un bombo elettrico, cioè molto elettrico, vero? Assolutamente sì. Era un grande, numero uno. E
Che compleanno è? Suo, davvero? Sì. Quanti anni avrebbe 62. Avuto? No, il compleanno, non è morto. No, quanti anni sarebbe? Sarebbe. Quanti anni sono? Grandissimo, un grandissimo. No, c'ha quasi la mia età. Quasi la tua età, per questo te lo dicevo. Vediamo se il collegamento con Federica è pronto. Eccola, Federica. Mentre voi parlate un attimino tra di voi, io devo andare. Dove vai? Qua. No, no, parlate con Federica. Ciao Federica. Federica, ciao. Parlate un po' voi. Alessandro, come va la dieta? Guarda, ti dico subito. È andato via, no? Il tè è stato splendido. Il tè è una chicca, veramente buono. Ed anche efficace. Secondo me è interessante. Grazie. Fa freddo. Te faceva voto altissimo. No. Devo provare il resto, ne parliamo insieme. Sì, oh. Fatti dare il mio numero, chiamami, mi raccomando. Certo, ti amo. Sì, assolutamente. Ma te l'avevo già dato il numero di telefono. Sì, no. Certo. Te l'avevo già dato, ma non hai usato il numero. No. Dunque, Federica, allora io volevo affrontare con te un attimino un argomento particolare, che poi mi dirai di cosa vuoi parlare. Ma scusate, continuate voi perché io devo fare una cosa. Dove? Ma perché parlate con Federica. Non l'ho ancora finito? No, ma non avete finito. Parlate, sai. No. Perché? No. Perché ecco, arrivato. No, ma... Prego. Cos'hai portato? Importante, una cosa importante. Io qui c'ho una barrettina, no? Una sì, barrettina, Dio, ma... guarda! No, scusate, non so se te hai una barrettina oppure no, ma io c'ho una barrettina che non è di Snap, ve lo dico subito, ma è di un'altra grande azienda. Allora, importantissimo sapere che è importante dire che Snap è una buona azienda, fa dei buoni prodotti, eccetera, ma è sempre importante dire a chi vende che non bisogna mai denigrare la concorrenza. La concorrenza va sempre rispettata, quindi se a me mi va di prendere una barrettina di Foodness, per dire, no? Che so che sono buone, le mangio, non è che dico fa schifo per avvantaggiare un'altra azienda, no? Prego. Questo ci tenevo perché sono venute fuori un pochino delle polemiche e bisogna essere bravi anche a comparare. Poi c'è la pubblicità comparativa, come hanno fatto per tanti anni Coca-Cola e Pepsi, no? Faccio un esempio, ma mai denigrare le aziende che hanno più o meno gli stessi prodotti. No, Alessandro? Non l'ho assaggiata, la proverò. Quindi te ci volevi parlare di barrette nutrizionali? No, non vi volevo parlare delle barrette, ma fatalità, un caso, ne ho anch'io una qua. Ecco, vedi, una... della merenda. Bene, io ce l'ho di un'altra azienda, quindi va bene, non c'è nessun problema, va bene. Volevo fare pubblicità comparativa? Sì, e guarda, la faccio talmente tanto che me la apro e me la mangio, della concorrenza. Anch'io, anche. Guarda, non c'è problema. Andiamo a mangiare io. Mangio. Beh, buono. Allora, Federica, quindi cosa ci vuoi dire oggi? Sta mangiando. Eccola. Sì. Quindi? Ma Leonardo non c'è? È andato via, è scappato. Aveva impegni di lavoro e quindi ha dovuto lasciarci. C'era, ovviamente, c'era anche Giovanni in studio, c'erano tutti, sì, però arriva a quello che vuoi dire, perché se no si fa notte. No, perché volevo fargli una domanda. Sì. Volevo. Allora, intanto vorrei ringraziare le persone che stanno scrivendo per chiedermi informazioni e dei consigli. Allora, volevo sapere se posso rispondere a un paio di mail che ho ricevuto. Va bene? Allora, c'è una signora che credo nella prima puntata, quando ho parlato dell'aloe, che io la prendo al mattino a digiuno in acqua calda, mi ha scritto chiedendomi, lei l'aloe non l'ha mai utilizzata sinora, ma ha sempre fatto acqua e limone la mattina a digiuno e mi chiedeva se è la stessa cosa. Non è proprio la stessa cosa, acqua e limone a digiuno molti dicono che faccia bene, altri un po' meno. Sicuramente l'aloe è una panacea per il nostro intestino, per le sue proprietà emollienti soprattutto. Un consiglio, mi sembra si chiama Stefania questa signora. Stefania, se ha intenzione di continuare a fare acqua e limone al mattino, solo due raccomandazioni. Che i limoni siano di origine biologica, non trattati, e altra cosa, per non rovinare lo smalto ai denti, magari prendi l'abitudine di berlo con la cannuccia,
perché altrimenti a lungo andare può rovinare lo smalto. Perfetto, scusa, non ho capito una cosa, in tutto questo, cosa c'entra la sottana? No, sottani, ti volevo fare un'altra domanda. Ah, ma sottani non c'è, quindi non la puoi fare, almeno la fai e poi ti rispondiamo a marzo. Va bene anche così. Bene, ok, hai qualcosa da dire? Io ti volevo far provare il rossetto quello, ma però, ti sei messo anche qui la concorrenza, quindi... Ma lo posso mettere sopra? Vabbè. No, no, non abbiamo più tempo, dobbiamo chiudere. Salutiamo Federica, buona però sta barrettina di quest'altra sera. Ciao Federica. Sì, guarda, la nostra ha neanche 100 calorie. Beh, non mi interessa. Vediamo. Io sto mangiando un'altra e mi piace quest'altra. Comunque, forza Snap. Al di là di questo non c'è nessun problema. Stai lì, noi salutiamo ora tutti. Senti, oggi non ti ho dato molto spazio, però hai detto due cose intelligenti. E già questo non è poco, perché all'inizio ha parlato di le donne, eccetera, lo spirito di Ceausescu, eccetera. Abbiamo detto anche delle cose molto importanti, ricordiamolo. E, ultimo blocco, molto più leggero, però hai ricordato il compleanno della principessa. Brava, brava. Stai studiando, stai migliorando, cioè questa cosa non finisce mai in bocca. Anche perché non è facile parlare. Però noi concludiamo sulle note di un'altra grande. Abbiamo fatto la seconda puntata a Follonica con l'inizio con questa musica qua. Ether Parisi, è il suo compleanno. Una ragazza che a me ha fatto sognare quando ero giovane, con quella spaccata. Sì, ti ha fatto sognare, ma non ti ha mai guardato. Non mi ha mai guardato, no, perché ero piccolino, oltretutto. Era uguale. Più di me. Te conosci Cicale? E le Cicale, la canzone? Sì, non la. Non brava, la, brava, brava. E le Cicale. Vedi, sì, certo, sa tutto. C'è anche quella. E le pisane oppure le romane o le fiorentine. T'ha distrutto. Sì. Bravissima, bravissima. E noi con gli auguri a Ether Parisi, stato grande atleta anche, chiudiamo e con questa barrettina che non ho, che continuo con grande difficoltà e con questo volto. Che durerà fino alla prossima volto, settimana. Con questo volto meraviglioso. Con questo volto meraviglioso. No, questo non volto riesce a buttarla ecco, giù. Con questo. Ma quanti semici ha questa barrettina? Mm-hmm. Io non le mangio. Non ridere, perché no. Sennò ci si... Come si vede, ma ricordati, io ho un gran sorriso. Mm-hmm. Ho un gran sorriso. Sei pieno di chi no. Di chi no. Va bene, salutiamo tutti, musica di Ether Parisi, Parisi e noi balliamo Cicale. Voi non ci crederete, no, ma no, fate no, una no. Tu hai ballato no, l'altro giorno sulla musica del 90° minuto al Pentasport. Okay. È fatto così, t'ho visto, io ti seguo. Musica di Ether Parisi e alla prossima, alla prossima. Ciao. Ciao Federica, ciao Federica. Ciao. Ciao. Ciao.